benvenuti in questa quinta puntata di Show News. Tra poco la nostra selezione dei migliori appuntamenti da non perdere. Direttamente dall'Inghilterra arrivano al Balfour Theatre gli Hellraiser per una serata dedicata alla musica dal vivo. Sabato 12 febbraio all'Auditorium Cross sarà il concerto di massimo volume con special guest Saluti da Saturno. Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore. Giovedì 10 febbraio sul palco del Teatro Puccini, imperdibile appuntamento con il concerto di Roberto Cacciapaglia. Al Teatro di Cestello, giovedì 10 febbraio, ci sarà Danza delle Dita, il concerto di Claudia Bombardella e Silvio Trotta. Continua fino al 13 febbraio in Piazza Santa Croce la settima edizione della Fiera del Cioccolato Artigianale. All'interno anche una mostra fotografica con scatti che raffigurano attrezzi e materiali che nel tempo hanno accompagnato i coltivatori della pianta e gli artigiani del cioccolato. Parliamo di cinema. Vi consiglio alcuni film da non perdere. Sta scherzando, vero? Dobbiamo fare uno show, andiamo, andiamo. Lei è Tess. E tu perché sei nel mio specchio? Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Grande entusiasmo, pessimo tempismo. Ma non è la ragazzina che era dietro le quinte ieri? Voglio essere lì, voglio farlo anch'io. La domanda è, ce l'hai il talento? Tocca a te. Che ci fa quella lì sopra? Credo voglia un provino. Ehi, Dave, taglia! No, un momento, ditemi quello che volete. Io voglio qualcuno che possa fare il repertorio. Giù il sipario, forza, andiamo. Aspetta. Su il sipario. Come l'avevi detto che cantavi così? Perché batti le mani? Quella prenderà il tuo posto. Tieni, metti questo. Li hai uccisi stasera. Grazie, Jack. Ti piace? Bello essere femmine, no? E ricorda, non premere il grilletto. Da James Cameron, creatore di Titanic e Avatar. Ascoltate. L'avventura più straordinaria arriva dagli abissi. Sanctum 3D. Per gli amanti del teatro, una settimana ricca di spettacoli. Dopo l'Avaro, un altro grande classico per il Teatro della Pergola. In scena dall'8 al 13 febbraio, La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni, per la regia di Giuseppe Emiliani. Continuano le repliche al Teatro di Rifredi dell'Ultimo Harem, uno spettacolo di grande successo ed amatissimo dal pubblico, liberamente ispirato ai racconti presenti in Mille e una Notte, per la regia di Angelo Savelli con la bravissima Serra Hilbaz. L'11 febbraio, sul palco del Teatro Everest, lo spettacolo vincitore del premio Inbox, Figli di un brutto Dio, di e con Paolo Mazzarelli e Lino Mosella, mentre il 12 febbraio, Faustus Faustus, liberamente ispirato al mito del Faust, è una riflessione sull'umana potenza come volontà o possibilità di creazione. Dalla produzione di Mamma Mia al musical, dal 9 al 19 febbraio al Teatro Verdi approda Flashdance, il musical ispirato all'omonimo film è interamente in lingua italiana.
Un cast di altissimo livello, musiche coinvolgenti e coreografie entusiasmanti sono gli ingredienti principali di questa trasposizione. E tu, cosa farai questa settimana? Non perdere il prossimo imperdibile appuntamento con Show News Condividi la Notizia lunedì 14 febbraio. Buona settimana dalla redazione di Show News.